Buonasera amici ascoltatori, allora siamo qui con Genius. C'è mai? Mi hanno detto che a Radio 2 stanno facendo una cosa bellissima con Franco Califano. Esatto. Non lo conosco molto bene, quando ero giovane ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Ce le passavamo così, adesso è amante, era bellissimo, me lo ricordo. Si cantava quelle canzoni, andavamo a casa sua e facevamo bisboccia. Lo ricordo ancora, avete. Va bene, Mario Bianchi, forza. Sono qua Mike. È una voce strana. No. Insomma, eccoci qua. Cominciamo, parti con la sigla. Andiamo. Quando vuoi, giuro che non sbaglio. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Genius, il campionato dei piccoli geni, amici ascoltatori, il programma che ha sbaragliato tutti gli indici d'ascolti, il programma che vincerà sicuramente quest'anno un telegatto, perché me lo darete, vero? Amici di Sorrisi, direttore Donelli e Rosanna Mani, d'altronde a chi dovrebbero darlo questo telegatto? Insomma. A Ciccio Bello, Gerry Scotti, o quel canapione di Amadeo, no, oppure a Fabrizio Ventura. Ma si chiama Simona. Simona? È una nuova? Ma che nuova? Non è quella che fa Sanremo, la Donatella Clerici? Ma si chiama Antonella. Ma non si chiamava Simona. Senti, Mario Bianchi? Ma sei andato di testa, ma poi che voce hai? Tu non sei il solito Mario Bianchi, cos'è? No, il solito Mario Bianchi ha letto con la febbre. Ma roba da matti. Cambiano i Mario Bianchi così, come se fossero, non so, vabbè, portatemi la prima zazzamita, dov'è? Allora, Obrobrio, come ti chiami? Antonio! Perché fai come un cane? Non puoi fare normale, dice Antonio, finalmente uno con un nome normale e questo Mirantola. Allora, ripeto, forza, vieni qui, porro indurito, vieni. Allora, come ti chiami? Antonio! Bene, finalmente l'ha detto. Allora, che scuola fai? Frequento le Chateaubriand! Ha detto anche la tipo. Cos'è? Un formaggio? Cos'è? Com'è? È francese? Ma io li odio i francesi. Questa aria da saccenti che hanno. Ma io sono italiano, E allora perché non studi in una scuola italiana? Ma dico io, ma che so, la Giovanni Verga, bella, italiana. Io mi domando e dico, se gli italiani studiano nelle scuole francesi, i francesi vanno nelle scuole svizzere, i giapponesi nelle scuole tedesche, gli spagnoli in quelle svedesi, per questo è il mondo che va male. Amici ascoltatori, santa pazienza, la 1, la 2 o la 3, se devo dire. Colpo di scena e gira la ruota. Ecco, è tutta la detta. Allora, andiamo avanti. Che mestiere fa il tuo papà? Il mio papà organizza gli incontri clandestini tra i galli da combattimento. I galli da combattimento? Ma invece, ascoltatori, questa piccola peste mi ha sorpreso. Sono contento, ma che bello. Contento. Un lavoro a contatto con la natura. Ma che bello. Allora il tuo papà prende questi pennuti e invece che lasciarli nel pollaio a ingropparsi galline, li fa combattere all'ultimo sangue in squalli di garage mentre la gente scommette. Ma che bello. Pensate, anch'io mi ricordo che quando stavo in America per 2 anni ho organizzato combattimenti clandestini dei galli. Galli, amici ascoltatori, andavamo nei sottoscala e nelle cantine di New Orleans e facevamo scannare i volatili fra gli applausi e le grida di tutto. Che lo sapete, gioia. Mi ricordo di un bambino che ci dava una mano a quell'epoca, aveva veramente un bel rapporto con questi pennuti. Io gli dissi, tu in questo mondo avrai un futuro. Indovinate chi era quel bambino? Era? Pensate, Francesco Amadori. Era già lì. Vado avanti. Mi ricordo che io avevo un gallo che si chiamava Gallo Marzio. Una volta facemmo un combattimento truccato contro un galletto Vallespluga e naturalmente il Gallo Marzio lo fece a pezzi. Certo. E mi ricordo che vinsi anche un po' di grana e poi per premio gli tirai un po' di gran turco, così. Ma un chicco andò a finire sulla testa di un ignaro spettatore scommettitore. Il gallo impazzito saltò sulla groppa del malcapitato e ha cominciato a beccarlo sulla testa. Indovinate un po' chi era? Indoviniamo? Era Indro Montanelli, ascoltatori, hai capito che mi ha detto, ma cosa fai in mezzo a questo beccume? Torna in Italia e fai la televisione, va bene? Allora siamo pronti alla domanda? Vieni qua, cispa negli occhi. Allora, stai calmo? Parla solo quando piscia il gallo. Va bene, che siamo quando piscia il gallo, va bene. Va bene? Non l'hai capito, guarda che te la do. Ti do una semplicissima ginocchiata, ok? Passiamo alla domanda. Sentiamo. Chi scoprì la penicillina grazie alla muffa?
Ti do tre opzioni: Giovanni Gorgonzola, Alexander Fleming o Rita Levice di Montalcino. Che Levice? Levi. Ma c'è scritto Levi, in americano si dice così. Vabbè, certo. Insomma, le cose vanno dette. Rita Levice di Montalcino. Tra l'altro c'è anche un pantalone dedicato c'è a lei. Il famoso 501, certo. Lo ricordate? Sono gli anni che... Esatto, no, mi è piaciuto. Allora, bambino, chi è questo sedicente qui che ha scoperto? È stato Giovanni Gorgonzola. Eccola. Ma qui vedo scritto un'altra cosa. Per forza. Vedo scritto Alexander Fleming. Sì. Sì, Mike, fu Sir Alexander Fleming nel 1928. 1928? Mi sembra impossibile, ma scusate, a Roma non c'è la collina Fleming? Sì, allora? E allora? Fleming era uno dei sette re di Roma, no? Ma Fleming non era quello che scriveva i romanzi antichi? Quali sono? Me lo ricordo io, 007, re di Roma. Ma per favore! Ma cosa c'entra con la penicillina? Mi sembra più plausibile la risposta che ha dato questo piccolo rospo. Giovanni Gorgonzola. Che Gorgonzola fa la muffa, da lì la penicillina. Certo. No, ma Fleming la risposta giusta. Ma roba da matti. Vabbè. Colpo di scena, piccolo. Mi dispiace, ma pare che la penicillina l'abbia scoperta questo fantomatico Fleming. E adesso la pubblicità. Fuori onda. Ma come ti è venuto in mente di rispondere così? Tu la muffa ce l'hai nel cervello, te lo posso dire. Ed è lì che l'hanno scoperta la penicillina. Lo so, colpo di scena, roba da matti. Sei una candida, te lo devo dire. Ma chi è il tuo estetista, un corazzino? Ma è un bambino, Se fossi stato tu Pinocchio, pensate, Geppetto avrebbe aperto una fabbrica di stuzzicadenti. Lo so, hai mai pensato di lavorare al circo? Potresti fare il giocoliere, che ne so. Hai mai provato a fare i giochetti con i ricci di mare? Guarda che vengono bene. Oppure magari fai l'equilibrista, e magari su un bel cavo dell'alta tensione, certo. Ma sai come si sta bene? Veramente, più ti guardo e più mi rendo conto che sei la radice quadrata di uno stronzo. No, ecco, te lo devo dire, te lo devo dire. Hai la stessa morale di uno sciacallo dei terremoti, sei una cimice da letto. Ma perché tu non emigri in Erzegovina? I documenti li hai? Non li hai? Comincia a farti la carta d'identità. Se non hai la foto tessera non importa, basta che ci sputi sopra. Va bene? Ed è uguale. Grazie. Va bene, ti saluto, stai zitto. Non sei altro che sei un piscialetto, basta.